Abbiamo il piacere di ospitare sugli schermi di Cilento Channel Stefania Montesolaro. Ben trovata, Grazie. benvenuta Stefania. Per raccontarvi un po', ecco, del suo lavoro, di quello che, è la sua, di quella che è la sua passione soprattutto. Stefania si trova, a Castellabate, precisamente ha partecipato al Castellabate International Film Festival, il suo corto è in concorso. E proprio di questo, insomma, vogliamo inizialmente parlare. Lei è italiana, ma vive a Londra da tantissimi anni, lavora lì e per questa occasione è qui, insomma, in Italia, precisamente a Castellabate, e adesso, insomma, ci fa, un excursus su quello che è il lavoro che ha presentato al Castellabate International Film Festival. Allora, grazie intanto per avermi chiamato qua. Il film che è in concorso qua al Castellabate Film Festival si chiama Double Rainbow, doppio arcobaleno, e è un film che ho girato in inglese in Toscana. L'ho girato in inglese perché avevo dei buoni attori inglesi. E il progetto è un po' nato con loro in testa, per cui sono venuti in Toscana e l'abbiamo girato in Chianti nel novembre dell'anno scorso. È sottotitolato in italiano, quindi alla fine del circuito festivaliero, si potrà vedere con i sottotitoli anche in italiano. È un film che parla di una donna di mezz'età, che per tutta la vita insegue il sogno di, suonare il pianoforte. È osteggiata dal marito, alla fine lei ha un incidente di cui è accusato il marito, ma lei capirà che il marito accusato, il marito in prigione, non le servono per il suo piano di poter finalmente fare la pianista, per cui alla fine fornisce lei l'alibi, per il marito. Un bel compromesso che magari a 20 anni uno non accetterebbe, ma che a metà o oltre la metà della propria vita, uno pur di fare quello che vuole fare, si tappa il naso e accetta questo compromesso. Questa è la storia. Ecco, tu sei attrice di questo corto, nasci come attrice, però poi nel corso del tempo ti sei specializzata anche a ricoprire, ecco, altre figure del cinema. Ti sei appassionato a questo Sì, mondo. molto. Io ho cominciato a recitare 14 anni fa a Londra, dove mi sono formata come attrice. Ho avuto la fortuna di fare un po' di lavori che mi piacciono, altri lavori non mi piacevano, non li ho accettati, che è un'altra cosa che viene con l'età, che uno può un po' scegliere quello che vuole fare e dove vuole impegnare le proprie energie. Ho fatto qualche cosa a teatro, ho anche scritto e prodotto una commedia a teatro, goldoniana, ma ambientata ai giorni nostri, che ha fatto un sold out a Londra per 2 settimane e poi è piaciuto al direttore artistico del Teatro Franco Parenti a Milano e l'abbiamo fatta anche al Teatro Franco Parenti a Milano e anche lì è andata sold out. Quindi bene, invece per quanto riguarda la telecamera, qualche anno fa ho pensato che siccome mi diverto molto a fare i miei self-tapes, i miei provini di promozione, ho pensato che forse potevo anche scrivere una storia e questo è Double Rainbow, che è il mio primo cortometraggio che sta andando in giro ai festival e sta andando molto bene perché ha già preso un certo numero di premi e di nominations, quindi sono contenta. Ovviamente Stefania non si è fermata soltanto a questo corto, ma insomma ci sono già tanti altri lavori in cantiere. Ecco, Sì. parliamo anche del futuro, Stefania. Che Ok. cosa ci riserva il futuro di Stefania Montesolaro? Allora, dopo il Double Rainbow, che è questo che è presentato a Castellabate, ne ho fatto un altro cortometraggio che si chiama Un'ultima volta ed è una storia di un ragazzo drogato e del suo rapporto difficile con la madre. È un altro dramma, è un film che mi sta molto a cuore perché è un film che comunque parla di una piaga che purtroppo
è ancora molto viva, è molto aperta, quella della droga nel mondo giovanile, anche se ci sono talmente tanti altri drammi al momento che i ragazzi drogati sono un attimo passati in secondo piano, ma ci sono e abbiamo bisogno che questa realtà sia ancora vista e sia ancora combattuta. Questo è già stato realizzato, adesso sto scrivendo la sceneggiatura per una serie televisiva di cui non posso dire molto, la sto scrivendo insieme a un'amica, anche lei ha una formazione di psicoterapeuta, quindi credo che andremo molto nella profondità dei personaggi che descriviamo. A me piace moltissimo e spero di trovare la produzione giusta per farlo, perché è un progetto molto ambizioso che sento fortemente e penso che lo script sarà molto buono. Speriamo che magari potremo vedere questo tuo lavoro ad un prossimo festival sempre qui a Castellabate. E restando in tema del festival Castellabate International, ecco, mi faceva piacere anche sapere da te un'opinione su questa manifestazione organizzata da Gianni Petrizzo e la formula che insomma questa edizione ha voluto adottare, quella di invitare gli istituti linguistici del territorio per poter dialogare con gli autori che sono tra l'altro internazionali e quindi avere questo scambio interculturale e mettere al centro dell'attenzione lo studente e il cinema. Certo, certo. Dunque, trovo che sia un'idea molto interessante perché è un modo per avvicinare i ragazzi in età ancora giovane a un mondo che è quello del cinema che per loro è comunque una cosa lontana. Loro immaginano, l'ho visto stamattina con le domande e risposte che hanno fatto, sono un po' intimiditi. Io non sono nessuno, sono una signora di una certa età che 10 anni fa ha cominciato a un po' occuparsi di questo, ma sono percepita, mi sono resa conto stamattina, che ero percepita un po' come un alieno, quindi anche perché questo Q&A, domande e risposte, è fatto in inglese, quindi loro sono un po' intimiditi dalla lingua, intimoriti dal personaggio che arriva dall'Inghilterra, chissà chi è questa signora e che cosa vuole da noi. Però trovo che sia veramente lodevole questo lavoro che il direttore artistico Gianni Petrizzo sta facendo, di cercare di avvicinare il mondo del cinema ai ragazzi, in modo di tirare un po' fuori anche le loro personalità, perché mi sono resa conto stamattina che qualcuno si lanciava di più, qualcuno aveva più curiosità, altri stavano un po' nelle retrovie. Questo è un festival giovane che c'è solo, mi sembra, da 3 anni? 4 anni. 4 anni. Quindi trovo che sia molto interessante questo tentativo di far entrare il cinema sotto la pelle di questi ragazzi in un territorio che è bellissimo e che potenzialmente potrebbe anche ospitare delle produzioni cinematografiche. Assolutamente sì, infatti il tema è anche il cineturismo, che è importante per noi. Sì, perché questi sono è una terra bellissima, sono dei paesaggi meravigliosi, c'è tanto posto, ci sono tanti ragazzi, forse un inizio di una piccola scuola di arte drammatica, non so, qualcosa. Sì, potrebbe essere un'idea. Un'idea. Bene, Stefania, allora per salutare i nostri telespettatori e chi guarderà poi questa simpatica intervista, vogliamo lasciare un messaggio proprio ai ragazzi, ai giovani, a chi si avvicina al mondo del cinema. Da te, che sei comunque una donna che è partita, come hai detto tu, 10 anni fa con ecco, l'ambizione del cinema, l'ambizione della recitazione, sì. E poi ti sei appassionata anche ad altri, sì, mestieri, come dicevamo, sì, all'inizio, di questo splendido mondo che, sì, poi appunto l'arte cinematografica. Allora, direi che la cosa più importante, se uno, a mio modo di vedere, se uno si vuole cimentare in questo mondo, è la passione. Senza la passione
la torta non viene, cioè è una torta talmente difficile che ci vuole come ingrediente principale una grossa dose di passione, molto talento. La gente a volte pensa che il mondo del cinema sia un mondo un po' così, airy fairy, come no, è tutto molto preciso, bisogna avere una grandissima costanza nello studio, nell'applicazione, bisogna studiare molto bene i personaggi che si devono interpretare, altrimenti rimangono delle performances di superficie che sono orribili da guardare. Tanta, tanta costanza, tanta passione, tanta pazienza, tante rejections. Qualcuno ha detto che se sei rejected vuol dire che stai lavorando, perché è uno degli ingredienti dell'attore. Bene, noi ringraziamo Stefania, ecco, per averci concesso questa intervista e le facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. Per il suo lavoro, per il futuro, e speriamo di poterla riospitare, insomma, alle prossime edizioni del Castellabate International Film Festival per godere di altri lavori splendidi, insomma, che realizza insieme alla sua troupe, ovviamente. Grazie, grazie Stefania. A voi, grazie mille, grazie.